E bello a tutti i mozzarelloni, sono Cipo e questo è un nuovissimo videovlog del Monday with Cipo che sto registrando di martedì perché ieri non sono riuscito a registrarlo. Bene così. Ragazzi, comunque scusate se tipo la qualità di ste robe qui non è delle migliori, però guardate, mi sto praticamente per morire, fa troppo caldo, sarò tipo tutto sudato, però il video settimanale ci tengo assolutamente a portarvelo, quindi vabbè. Queste sono le cose. Saluto Antonio. Ok, ho spostato tipo la telecamera, penso si vedi meglio. Comunque, ragazzi, in questo videoblog settimanale preferisco, come in quello discorso, di rispondere alle domande perché veramente me ne avete fatte, diciamo, un pochettino. Quindi, appunto, preferirei dedicare il tempo a quelle. Anche perché, come al solito, le grandi news non ci sono se non che fa caldo, ci stanno minimo 50.000 gradi. Ottimo. Ah, tra l'altro, sta pure iniziando a piovere, io dopo dovevo uscire. Bene, così, bene. Allora, Ale Polli ci scrive: Monday with Cipo, merluzza. Spero che hai capito cosa intendo. Ok. Sarebbe il ballo ti andiamo a comandare alla fine. Lo Juventino sfegatato ci scrive: Monday with Cipo, il tuo futuro lo vedi su YouTube oppure ti immagini di fare altro? Allora, YouTube è come fare l'attore. Infatti, se voglio paragonarmi proprio ad un attore, in questo momento magari sono nella fase tipo delle comparsate, quando tipo fai le comparse nei film e queste robe qui, però diciamo neanche le comparse, perché almeno facendo la comparsa qualcosa magari ti ritorna indietro in termini di soldi, no? Invece in questo momento a me non torna assolutamente niente, anzi ci perdo solamente. Quindi è solamente passione al 100%. Mentre invece i livelli più alti tipo Stepney, Favij, Mace, vabbè, queste robe qui, YouTuber così, diciamo grandi, i big di YouTube, posso assolutamente paragonarli ad un attore. Quindi discorso totale per dirvi che un attore non saprà mai quando finirà la sua carriera. Finirà la sua carriera quando sarà stanco e magari non sarà più bravo a recitare o a intrattenere. Così come uno YouTuber magari farà YouTube finché non ha più contenuti da portare e appunto non è più capace di intrattenere. O magari semplicemente si è stufato. Questo può darsi. Titus ci scrive: Monday with Cipo, perché ti chiami Cipo? Mi chiamo Cipo, non lo so perché. Perché l'avevo detto tantissimo tempo fa. Io su Minecraft mi sono chiamato De Cipolla. Forse per il tipo lì. Per me è la cipolla di Amadeus e ste robe qui. Andatevelo a recuperare. Scrivete tipo su YouTube nella barra qui in alto. Dopo questo video mi raccomando. Tipo per me è la cipolla Amadeus. E vi fate una marea di risate. Comunque appunto mi chiamo Cipo per questo. Perché da De Cipolla. Su YouTube all'inizio mi chiamavo Cipo Channel, poi dopo un po' ho detto semplicemente Cipo e così ho continuato con questo bel nome. Bel nome, vabbè. Edoardo Sciabarra ci scrive: Monday with Cipo, quale attrezzatura usi per registrare? Microfono, cuffie, tastiera, mouse. Allora, come microfono, in questo momento sto usando il microfono della Xiaomi Ypsilon i, che è abbastanza ottimo. Invece per il computer ho sempre utilizzato un microfonino tipo quelli lì dei cinesi, tipo qui. Ecco, non ve lo faccio vedere in realtà perché appunto è mezzo rotto. E dato che appunto è mezzo rotto, sono costretto a utilizzare il microfono della web, quello lì della HD200 della Microsoft. Una delle webcam che veramente per il costo che è circa 20 euro è veramente ottimissima. Adesso in questo momento mi sto risparmiando i soldi per comprarmi il Samsung Meteor. Speriamo di riuscircela a farcela perché è veramente un buon microfono. E lo usa praticamente mezza YouTube Italia, l'altra mezza utilizza o microfoni sclerosi o il Blue Yeti. E quindi va bene. GTA Pro ci scrive: Hashtag Monday with Cipo. Come hai conosciuto Tony? Tony l'ho conosciuto tipo un anno e mezzo fa, tipo ottobre 2014 mi sembra. Comunque era l'autunno del 2014. Lui faceva sempre le live scazzate, tipo adesso fa le live diciamo un po' più organizzate. Però lui faceva le live nell'ottobre del 2014, tipo tutte laggose perché non aveva una connessione buona ai tempi. Appunto tipo con YouTube Hangouts e queste robe qui. E allora io gli chiesi di entrare in live. Io sono subito entrato in live e dapprima Suto, uno dei suoi collaboratori all'inizio, un suo grande amico, mi ha subito visto come una persona simpatica. Allora da lì abbiamo cominciato a parlare, mi facevano sempre entrare in live. Così dapprima ho conosciuto Suto. Poi ho conosciuto Tony e diciamo che lui inizialmente l'ho conosciuto per lo spam, perché mi spammava tantissimo nei miei video, però principalmente l'ho conosciuto per questi vari episodi delle live. Però vabbè, i vari episodi in cui registravamo, cerchevamo di registrare però con dei fail assurdi. Quindi siamo arrivati a luglio 2016, ancora uniti che mai, più che mai, ovvio. HackerV210TV ci scrive: Cipo, puoi iniziare una serie di Pokémon Go? Allora, io la vorrei iniziare una serie di Pokémon Go, però, e non so se è problema del mio cellulare o di Pokémon Go, questa roba qui, però mi si bugga. Cioè, a volte sto camminando così col cellulare per strada, pam,
pam, di punto in bianco ti blocca. Però potrei benissimo chiedere a qualche mio amico, o anche con la mia fotocamera, magari da una mano tengo la fotocamera e dall'altra il cellulare, potrei registrare qualcosina. Si vedrà in futuro, rimanete aggiornati, mi raccomando. E Simone Oliva ci scrive: grande Cipo, non ascoltare queste persone, riferito al video del bullismo. Posso solo dirti che con i tuoi video rallegri la giornata a tutti e tira anche su di morale le persone che ne sono giù. Sei un grande Cipo. Grazie temporali, non so se li sentite. Comunque, grazie Simo, perché lo conosco, quindi ti chiamo Simo, per le belle parole, e mi fa piacere che magari rendo la giornata un po' più felice a un po' di persone, perché io faccio la stessa cosa con altre persone, però anche altre persone fanno la stessa cosa per me, quindi è uno scambio reciproco e così deve andare il mondo. L'energia del mondo è questa, l'essere felici, e quindi vabbè, filoso, che filosofo, lasciate un like solo per questo, ragazzi. Ultima cosa, vi consiglio il latte e tè che ho fatto nel vlog a caso numero 1, perché è veramente buonissimo, molti non ci credono, però è veramente buono. E quindi che dire, ragazzi, se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel pollice su, un commentone e tante bellissime cose. Noi ci vediamo col prossimo video, una Cipocraft, un vlog, non so cosa. Bye bye. Aspettate, non ve ne andate. Latte e tè e si va a comandare. Cosa ne sto facendo della mia vita?